azione del bene. Ma noi sosteniamo fortemente che ancora più numerevoli sono i benefici fiscali che esso ne detrae. Milioni di persone, come turisti, giungono ogni anno nelle località italiane ricche maggiormente di storia e di cultura. Secondo i dati stimati dall'Organizzazione Mondiale del Turismo, nell'anno 2015 50,7 milioni di visitatori sono giunti in Italia e oltre circa 52% di essi ha visitato località appunto ricche di storia, ricche di cultura, tant'è che il ministro dei beni e delle attività culturali, cioè Dario Franceschini, ha affermato che circa 155 milioni di euro sono stati incassati dalle casse dello Stato soltanto per quanto riguarda l'ambito museale. E allora noi affermiamo che se questi introiti che giungono nelle casse statali non giungessero più, allora molto probabilmente a lungo andare il debito pubblico sarebbe gravato da ulteriori aumenti e quindi naturalmente non gioverebbe al nostro Stato. Un altro punto cruciale toccato dalla squadra avversaria è appunto il fatto che sostengono come l'Italia non sia in grado di valorizzare e di provvedere alla tutela del bene pubblico. L'articolo 9 della Costituzione nasce proprio per questo, nasce per proteggere il bene pubblico, nasce per tutelarlo. Come per esempio non succede in Inghilterra, ed è proprio per questo che in Inghilterra sono nate delle associazioni no profit, perché per far fronte a quella mancanza di legislazione. E quindi non è paragonabile l'Italia con l'Inghilterra, proprio per la Costituzione che si basa su legislazioni differenti. Un esempio è Pompei. Pompei per molti anni faceva notizia soltanto per i croni, mentre ora è il simbolo della ripartenza del nostro paese. Perché? Perché sono stati investiti milioni di euro proprio per restaurare, per ridare a Pompei quel fascino, quella bellezza che da sempre l'ha caratterizzata. E questi soldi sono stati investiti proprio dallo Stato. Stato che quindi è capace di prendersi le proprie responsabilità ed è capace di crescere dai propri errori, prendendo spunto dai propri errori. Noi possediamo un patrimonio che è invidiato da tutto il mondo e secondo me, la mia squadra, non è giusto affidare nelle mani di singoli privati ciò che appartiene a tutti noi.